è un capolavoro punto cioè, non, non so più come dirvelo cioè i film di fuoco nascono da là solo che nessuno lo, lo conosce qua perché non è mai uscito e anche là tutto sommato è stato un po' ubliato per tanto tempo perché ci ha avuto il torto di uscire prima uscì nel maggio del 71 con un discreto successo poi nell'ottobre dello stesso anno mi sembra uscì la morte nella mano di wong yu sempre prodotto dagli show brothers ma molto più brutto rispetto a questo anche se divertente, quello fu un successone, quello fu un successone. Allora, ironicamente, tutti dicono: ah, ma quello è il primo film di Fu No, è questo non fosse altro che per un motivo banalmente cronologico, è stato girato prima è uscito prima e contiene per primo quelle caratteristiche che poi tutti hanno seguito: vendetta sangue, finale pessimista, eh, violenza in Technicolor, eh, mancanza di perdonismo assoluta. preso conto dalla viva voce, per così dire, dello zio di Bruce Lee sulla sconfitta cocente che Bruce Lee ebbe in quel 1970 quando venne battuto da un ragazzo più giovane di lui e raccontata <coughs> leggendo la testimonianza autorevole da un giornale peraltro autorevole, non una patacca. Questo infine l'ho ripreso da un libro mio, siccome non c'avevo un libro sotto mano ho fatto una foto da dal computer, e pensate come perdevo il tempo io negli anni 80 a spaccarmi la testa a trovare gli incassi dei film in Italia. <coughs> e questo ci dice: i dieci film di Confuti di maggiori incasso nel momento d'oro 73 74 erano questi. Una cosetta che non torna, ha messo Brusili fosse un consumatore abituale di cocaina. O meglio, secondo le lettere, un enorme consumatore di cocaina. Questo è quello che pensi. Tu, non ho mai detto, e manco le lettere lo dicono. Ciò che quantomeno lascia perplesso è il fatto che la morte improvvisa nel letto di Betti, è possibile che l'autopsia non ha identificato tracce di droghe pesanti? Possibilissimo, perché come sa una persona anche mediamente intelligente come me, tu lo sai di più, la cocaina dopo 8 giorni, soprattutto se non sei uno larvato, che non c'hai le narici bruciate, insomma che non ti lascia tracce, quindi evidentemente quando è morto era da un po' che non spippava, che fosse un consumatore... Eh, a livello industriale lo dici, te detto più semplicemente, se questo si faceva portare i carichi di roba e sniffava praticamente ad ogni occasione utile, che lo dici tu perché l'autopsia non ha rilevato nulla? Quindi quel giorno o fatalmente era pulito oppure non è vero che faceva uso di drogola come emerso. Oppure l'autopsia è stata falsificata, magari per questioni legate all'assicurazione sulla vita. Si sì, può essere pure che Draghi ama l'Italia e che. In realtà gli UFO sono già atterrati e vivono tra noi gli extraterrestri, e noi non li riconosciamo. Tutto è possibile che ci stanno a coglionare. È possibile, però, una cosa è certa che i possono cogliere a te possono coglionare a me, non possono coglionare la più grande casa d'aste americana. La ho fatta anche il nome, andate a vedere chi è Heritage Auctions Auction, che quando fa queste cose si muove coi piedi di piombo e non è stata denunciata né da Linda né da Brandon né da Shannon. Perché in una di quelle lettere proprio Linda stessa dice: Manda che consumo pure io. Pochi personaggi sono riusciti a trasmettere emozioni non verbali con il solo uso dello sguardo. Tra i tanti talent naturali che avevano anche, aveva anche questo, quella capacità magnetica che trascende la parola con buona pace dei detrattori. E infatti è vero: se anche Bruce Lee fosse stato solo un attore, comunque basta quello per catapultarlo nella leggenda perché come altri grandi attori della storia del cinema, come James Kegney, come Errol Flynn, come tanti altri, era un attore di sguardo, quindi carisma, il carisma. Tu protendi per l'omicidio, ma il momento quale sarebbe? Antò, io non te conosco, te voglio bene uguale, però... Se ogni volta che arriva uno nuovo, tu presumo sarei nuovo, mi rispieghi, ma allora qual è il movente? Siccome sono cose di cui ho parlato tanto su Bruce Lee e su Brandon, non è che io stamattina decido di parlarne, ne ho parlato tante volte. Ti ho consigliato, guarda dei video vecchi, c'è proprio nel titolo, li puoi individuare così col titolo, in modo che lì già senti qual è la mia opinione, già che non pretendo che tu, probabilmente, essendo anche giovane abbia letto i miei libri che sono molto vecchi magari non è rinato cioè non so argomenti che uno può prendere così nei commenti ah, beh, la mia opinione sono cose importanti, complesse che richiedono una conoscenza non solo della vita del brasiliano e del brennoli ma anche dell'humus del quale vivevano nel, di Hong Kong del cinema di Hong Kong quindi non lo capiresti se io te lo dicessi in mezza riga perché non capiresti quali sono i riferimenti che io uso no? Entra niente col video, ma che ne pensi del soci africano di Bruce Lee Abbas Alizada? Sarebbe interessante se ne facessi un video. Io, innanzitutto, ti ringrazio che sei sul canale. Credo tu sia uno nuovo perché non mi ricordo di aver letto altri tuoi commenti. In ogni caso, nuovo, non nuovo, ti ringrazio. Ma non faccio un video sul, sul soci africano di Bruce Lee perché non c'è materia per farne un video. Non ha fatto niente. Che racconto? Quel poco che si sa di lui o quel poco che ha fatto davanti alla macchina da presa sta in rete. Sono quattro cose: la data di nascita, il vero nome, che gli piace Bruce Lee, che ha trovato un produttore che gli ha fatto fare una cosa. Basta, non c'è niente, non c'è proprio sostanza. Non ha fatto nulla, zero assoluto. Ehm, cioè non è come i sosia pur mediocri come Bruce Lai o persino il nano ghiacciato Bruce Lee, che hanno fatto però tanti film, qualcuno persino. Divertente, allora tu ne puoi parlare sempre rimestando nella merda, chiaramente. Ma questo è una merda che non ha fatto niente. E non voglio più parlare di sosia. morto per, per uno spinello, fumato o masticato, è come dire che Brucci il giorno della morte abbia bevuto una tazza di tè molto forte. Non potete dire che è morto di droga, perché io vi smentisco, vero? Cioè, io sono un'autorità, voi no, ma hanno interpellato a me, quindi, che quello è il medico, il medico de Scott Quindi, caro Kaiji Tou, la tua tirata è interessante, io la, te faccio i miei complimenti perché comunque ci perdi tempo sei andato a leggere le lettere, ma ne hai tratto comunque le, le, le interpretazioni che volevi tu, però poi del resto, non siccome nessuno di noi c'era, eh, si sì, può darsi pure che alla fine Bruce Lee sia stato ucciso dalla Spectre. E quindi spero ieri sera abbiate visto Con incredibile missione, che è molto divertente, è un film degli anni 90 distribuito in videocassetta, qui si sente pure dal doppiaggio, non è un film uscito al cinema, nel se... Nell'80 quando fu girato, tra l'altro ho riconosciuto che il doppiatore del protagonista, John Liu, che era espressivo come più o meno come Steven Seagal, cioè 0,0, la voce era di Marco Mede, bravissimo doppiatore che ho avuto la fortuna di conoscere e poi non l'ho più incontrato, quando doppiò il primo film che ho scritto io, cioè il primo film, il primo soggetto che io scrissi che poi diventò un tv movie con Bud Spencer che, che era Miami Killer serie extra large 1991 lui doppiava l'ospite <coughs> non Bud Spencer ma l'attore la, americano che faceva l'ospite della puntata che era Christopher Atkins il biondo di Laguna Blue bravissimo attore che poi si è perso e lo doppiava Marco Mede che doppiava anche ieri John Liu cioè ieri nel 1990 non so quando l'ha doppiato però con Fu incredibile missione mi è piaciuto rivederlo perché è meglio di come ve l'avevo descritto io c'ha il ritmo, è velocissimo, non, non si perde in fronzoli e personaggi tagliati con l'accetta proprio sbozzati dalle mani di un fumettista usciti da Topolino la storia è seriosa ma non seria cioè sta sull'allegrotto poi alla fine stanno un sacco di scene buffe perché erano ormai due anni che andavano di moda le commedie Kung Fu a Hong Kong, quindi anche i film così tendevano alla risata e il finale c'era quel bel colpo di scena, quel bel col combattimento fra John Liu e Alan Chui, grande stuntman che stava pure in Enter the, in Enter the Dragon. E poi rivedendolo, e non me lo ricordavo se no ve l'avrei detto nel video di ieri, persino questo che era un film spazzatura, perché John Liu ha fatto solo film spazzatura, poi alla fine c'aveva quel che di politicamente scorretto che solo i film dei Kung Fu anni 70 c'avevano e che oggi non potrebbero più avere. Basta confrontare quello con qualunque film di Hip Man, che sono fatti incommensurabilmente meglio. Ma sono buonisti. Invece, il film di ieri, Con fu Incredibile Missione, come terminava? In una maniera che a Hollywood sarebbe stata assurda. Cioè, che la missione che hanno fatto, non solo sono morti tutti, eh, tranne il capo, ma non è servita a nulla. Sono morti inutilmente perché quello che hanno salvato viene ucciso nel colpo di scena finale dal loro mandante che in realtà è un nemico quindi quel, quello scatto, no? quella cosa che tu dici cazzo ma allora infatti Bruce Lee imparò da James Dean recitativamente <coughs> copiava Takakura Ken Ken Takakura protagonista di Yakuza e anche il protagonista nippo di di Black Rain Teo sporca e copiava anche da Tetsuya Nagadai, attore feticcio del Kurosawa di La sfida del Samurai, tutti i grandi copiano. Ma è normale, quando a uno gli piace una cosa, vorrebbe essere così e tende a rifarla. Che io quando scrivo non copio? Io quando scrivo, tante volte, Tut... come fanno tutti i sceneggiatori, siccome ci stanno film che a me piacciono molto con dialoghi stupendi che io non avrei mai saputo partori perché mi devo spaccare la testa a inventare dialoghi mediocri quando c'è qualcuno più bravo di me nel passato? Che ne ha fatti del meglio, io chiappo quelli, li modifico un po' e li schiaffo nella sceneggiatura, che è quello che fanno tutti. I geni prendono spunto e non imitano, infatti, io sono un genio, e no, è notorio questo. E tutti hanno un lato yin e un lato yang. E poi ricordiamoci che Bru stesso disse la parola star non mi piaceva, perché star è una parola che ti affibbia la gente. Mi sono dilungato, perdonami. Sì, però Bruce Lee, quando diceva queste cose, non andava preso troppo sul serio perché in realtà a lui piaceva essere considerato una star, gli piaceva firmare autografi. Bruce Lee era un narcisista. Voi ancora non avete capito, c'era cioè il complesso di Napoleone da piccolo, c'è nato. Poi il fatto che già da piccolo era famoso lo ha reso ancora più viziato, arrogante. Quindi, lui per tutta la vita cioè, era una personalità più grande della vita, bigger than life, un narcisista. Diceva che non gli piaceva la parola superstar, ma gli piaceva e come se era prefisso di guadagnare 10 milioni di dollari in quella lettera che scrisse a se stesso negli anni 60 il mio scopo definitivo dove ha programmato il suo successo, no? guadagnare 10 milioni di dollari e magari potessi guadagnarli, io dico però non è proprio una cosa che s'accozza bene con lo zen, con la saggezza, con la filosofia. Insomma, la, i soldi e, e la saggezza non vanno, vanno d'accordo. E se sta per Shannon, no, spero di non, te voglio insultare. Comunque, a proposito dell'autopsia, bisogna dire che anche quando Broseria andò negli Stati Uniti a fare il noto check-up se non era dopo il primo malore, quei medici non si accorgero di none riferimento alle droghe. Anzi, gli dissero che aveva il fisico di un diciottenne, sì, era intorno al 10 maggio, non mi ricordo, quando ebbe il primo malore e poi due mesi dopo morirà. Ma io l'ho già raccontato, andate per recuperare il video. Plus, lì, quando stava a Hong Kong stava, stava male. Quando si staccava da Hong Kong e andava in America stava bene. Traete nelle vostre conclusioni: cioè c'è chi pensa, io e qualche altro milione di persone nel mondo, che a Hong Kong lo stessero avvelenando lentamente. Quando si staccava da quel circolo vizioso, da quella vita e andava in America dove non c'erano quelli, stava bene. E quindi è pure vero, sempre secondo quello che raccontarono in un documentario, che lui disse ai dottori americani che gli hanno detto: Lei sta benissimo, c'è cioè il fisico da un diciottenne, qualunque sia stata la causa del suo malore non ce n'è più traccia. Lui disse che consumava occasionalmente droghe, ma disse anche: Il mio amico Steve McQueen ne consuma molte più di me, molto più pesanti. Non... Non gli succede niente. Il dottore gli avrebbe detto: sì: ma lei non è Steve McQueen. Potarsi che su di lei, magari ci sia un'intolleranza, però, è ovvio l'hanno trovato solo disidratato sottopeso, ma lui anzi, era contento perché diceva così si vedono dei più muscoli. Perché era fanatico. Giustamente con quel fisico lo sarei stato pure io perché era Narciso pure per questo chiamo bruce lee perché ci somiglia molto ci aveva tolta la genialità che noi non abbiamo e lui ci aveva poi quei tratti borgatari cioè coatti fanatici che invece noi ci abbiamo o ci abbiamo avuto potendocelo permettere o non potendocelo permettere, quindi ci somiglia molto è molto romano bruce lee nel ventennale quasi della morte del padre Ma Ripeto, sono speculazioni, anche se hanno un loro senso, e allora se la vogliamo mettere sul piano delle speculazioni, io non volevo ripubblicare questa foto che ho già postata ieri, ma non so capace, non essendo uno youtuber, a ritagliarle, perché come fanno quelli che hanno le manine piene di dita e sono bravi su internet, allora volevo ritagliare la faccia di Brandon, come ha fatto il coglione che si è messa questa foto sulla sua pagina Facebook, quello, quello che ho detto prima che non... Dicendo che gliel'aveva regalata un giornalista, che in realtà se l'è presa da me a suo tempo, io non so capace perché volevo solamente ritagliare la faccia del Brennan con la lama di luce che vedete a sinistra: che è un difetto di stampa dovuto al fatto che il bordo del negativo era gualcito, io lo so, l'ho gualcito io, probabilmente l'ho stato io, ma all'epoca nel 90, 92, quando ci vedemmo nell'ottobre 92 dopo fatta questa foto, ma quando io poi seppi che era morto, prima che lo sapesse il pubblico, da una telefonata della purtroppo scomparsa Solvi Stubbing, giornalista cinematografica e mia amica che mi aiutava in quegli anni a pubblicizzare i miei libri, io ripensai automaticamente al film Il Presagio di Omen del 1976 dove tutti i personaggi destinati a morte prematura e violenta avevano scattato una foto dove un difetto di stampa gli tagliava praticamente la testa. C'era una lama che cadeva sulle loro teste, era solo una suggestione. Ovvio, lo so da me, lo so da me, però come fai a non essere suggestionato da una morte reale che avviene con le, quasi con le stesse modalità della morte di finzione di Billy Loe in l'ultimo combattimento di Cene perché allora se vogliamo parlare di suggestioni, quella è la più grossa ancora della mia, molto più grossa della mia. Quindi a me venne in mente quello, cioè venne in mente una specie di predestinazione. Ecco un'altra foto sbiadita dal tempo, non ci voglio neanche ripensare a quando è stata fatta perché basta che guardiate quanto era giovane Jackie Chan e che <ride> guardate la cravatta che indossavo che faceva quasi pandan con la camicia sua. <ride> Volevo tornare un attimo al discorso della mano missione di Enter the Dragon eh, perché... Adesso non so se lo ritrovo qualcuno mi aveva scritto. Mh, vabbè, mh, tanto chi mi ascolta lo sa a chi mi riferisco. ma Tanto sono cose che ci siamo detti tante volte, forse l'ho detto pure in uno degli ultimi video. <coughs> che lui non, cioè che il film che è stato fatto ieri sera era di nuovo deprivato della scena di, non so, son disco rotto. però della scena di Bruce Lee che parla con l'abbate dopo il combattimento con Samu, della scena di de Bruce Lee nella sala degli specchi che risente le parole del maestro, però volevo specificare una cosa, questo l'avevo detto anche nel penultimo video, che quelle mancanze non sono dovute al fatto che il film è stato mutilato da una tv privata che l'ha trasmesso, sono dovute al fatto che la produzione stessa... <coughs> con il beneplacito di Bruce Lee, le ha tolte. Bruce Lee era vivo quando il film è stato preparato, non ha fatto in tempo a vederlo in sala, ma l'ha visto, perché si è doppiato lui, tra l'altro fu durante il doppiaggio del film, il 10 maggio, che ebbe il primo collasso quasi fatale. Quindi se mancavano la scena di lui che parla con l'abbate, anche nella versione conghese e se mancava la scena di lui che ripensa a quel dialogo mentre è nella sala degli specchi, è perché comunque la produzione l'aveva deciso e lui evidentemente era anche d'accordo. Poi non vi saprei dire se a Hong Kong all'epoca queste scene che ci fossero, perché a volte le versioni variano da paese a paese.